Bella ragazzi, sono Volscente, tornato dopo tantissimo tempo a fare video. Perché? Perché è uscito Narcos Rise of the Cartel, un gioco ispirato alla serie Narcos. Hanno pagato i big money per i diritti d'autore che aspettavo da tantissimo, tantissimo, tantissimo tempo. E tutti sappiamo che se non streamassi come hobby, di sicuro andrei in Colombia a cercare di imitare Pablo con le pistole, le gioche, le donnine, le cose. No, assolutamente no. Però è bello mettersi nei panni sia della DEA, che sono gli agenti antidroga, che nei panni di quelli che la droga la vendono, e fare tutti gli intrighi e le cose. E questo gioco ci permetterà di fare ambe le cose. Fatemi sapere nei commenti se volete che io giochi questo gioco in live, o se volete qualche altro video su questo gioco. Posso portarlo durante la settimana su Twitch o nel fine settimana, domenica pomeriggio, su YouTube, anche se credo che YouTube non sia proprio felice del copyright di parti di video, perché hanno la licenza per tale motivo. C'è la musica del gioco, c'erano parti del film. Non so cosa succederà al mio canale con questa cosa. Twitch forse è un pochettino più sicuro. Ma cominciamo, facciamo il tutorial. Voi sapete che io di questi giochi veramente sono professionale. È come prendere Maurizio Costanzo e fargli correre i 100 metri in 5 secondi. È più facile che lui faccia ciò che io riesca a vincere una missione senza ammazzare mezzo mondo. Ma vedremo, vedremo, vedremo. Nuova campagna. E ci facciamo il tutorial. Come vedete, si può giocare sia con la DEA che con i Narcos. Però i Narcos sono bloccati. Prima bisogna finire tutte quante le missioni della DEA. E poi si riprenderà col Narcos. Naturalmente la longevità verrà incrementata grazie a questo piccolo escamotage, spero che le missioni dovrebbero essere totalmente diverse. Sembra un gioco dove la licenza è stata usata bene. È uno strategico alla XCOM, niente di non visto, però vi posso anticipare che questo gioco introduce alcuni elementi nel gameplay, quali lo sparare in corsa. Ma ora è la nostra prima missione. Siamo agenti, siamo belli, abbiamo i jeans, abbiamo il giubbotto antiproiettile, abbiamo i baffi, abbiamo il. Cosa possiamo chiedere di più? Yay! Benvenuto in Colombia! Abbiamo la guerra da fare. La prima missione che abbiamo, ragazzi, è quella di andare a raccogliere delle prove contro questi criminali, i criminali più distratti del mondo. Hanno lasciato la porta aperta, come vedete, è una cosa assurda. Dopo averci spiegato come possiamo muoverci, ci accorgiamo che la porta aperta è che le prove incriminanti sono proprio lì a terra. Proprio una cosa fantastica. Fatemi conoscere. Se Pablo sapesse, povero Pablo, che si è messo nelle mani di un rincoglionito. Ok, passaporti, foto, documenti di viaggio, cioè tutto hanno lasciato. E qua noi abbiamo un altro che ci aiuta, il nostro sergente Gonzales. Gonzales ci salverà. Gonzales, vieni qua. Dobbiamo incontrarci con Gonzales. Dobbiamo andare al meeting point. Va bene, a posto. Siamo io e Gonzales. Ci possiamo spostare con Tab fra le varie truppe. E io mi avvicino a Gonzales. Faccio il primo. Ci sono attività dei nemici. E ci possiamo mettere sotto copertura. C'è il nostro scudo. Vedete, mezza copertura. Se è mezzo pieno, altrimenti se è mezzo vuoto, o se è tutto pieno, è to copertura totale. Sbam. Vedete, davanti siamo copertura totale. Da dietro invece possono uscire al balcone e ammazzarci male. E ora abbiamo quella di EA, che possiamo muoverlo con il tab, lo selezioniamo. Vedete? Presto alla orde! Ai 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 ai, che scalon! Sta scendendo così, scende Gonzales, scende. Allora. Vabbè, lasciamo stare, potrebbe scendere un po' più silenziosamente, visto che è in una missione che comporta la morte di persone. Questo di qua è proprio. Non vuole dare nell'occhio con il revolver in mano. Però a stile, con quella magliettina color celeste bagno, abbinata abilmente, con buon gusto, a quei pantaloncini. Questo è il nostro obiettivo. Ce lo segnala casomai nella mappa con i teschietti, e gli possiamo sparare male con l'apposita icona. Vedete, c'è il teschietto rosso. Ci dice: il rincoglionito è là. Qua abbiamo copertura. Secondo me non è proprio coperto coperto. Ok.
Spostiamo l'altro. Non possiamo spostare l'altro tipo? No. F1. Ci hanno notati. Proviamo. Finiamo il turno. Finiamo il turno di questo con F1. Vediamo se questo ci spara. Malissimo. Visto. Non eravamo coperti neanche per il caso. Cioè, già lo sa dove siamo. Ora abbiamo il nostro. Possiamo muovere il nostro agente. Lo spostiamo qua. Parzialmente coperto. Erbore il camino! Sono emozionatissimo. Devo le gioca. Sta ricaricando. Perché si ricarica in questo gioco? Possiamo muoverci ancora di più. Possiamo muovere. Non lo so. Dove ci possiamo muovere? Qua. Affermativo. Affermativo! È bellissimo. Lo può dire tutte le parole in quello che è. Affermativo. Possiamo sparargli. Io te sparo! Io sparo a te! Guardate là. Cosa è mirato? Tutto mirato. Attaccalo! Ci fa vedere pure la previsione del. E poi il kill shot. Spam. Tanta roba. Headshot. E possiamo pure ricaricare. Quante cose possiamo fare in un turno? Uè puta! Cioè, non vuol dire una cosa bella quello che ha appena detto. Questi sono. Va bene che vendete la gioca, ma non c'è motivo per essere maleducati. Abbiamo pure un terzo agente, ragazzi, che può anche sparare in movimento. No, potevo sparargli in testa. Aveva il contrattacco, è vigile. E si fanno dei punti, eppure con l'esperienza, per riuscire a sparare, però lo ammazzeremo, ce la facciamo. Neutralizzato. Neutralizzazione. Noi la mappa, come vedete, possiamo muoverla abbastanza. Mettiamoci qua. Sì, signor. Quello ci sta sparando. Quello gli ha dato la copertura. E ci stanno sparando troppo. No, non esiste. Pronti, ma devi trovare copertura, frate. Ma questo di qua. Mettiamoci qua. Andiamo avanti, avanzar. E sparar! No, ancora vivo. Ecco, finito. Prima che ci sparasse, bisogna pure stare attenti. È bello perché aggiunge questo elemento di prontezza. Vuoi vincere facile? Bisogna stare attenti durante il combattimento. Non fanno poi tutto loro. E ci vuole velocità. Ricarichiamo. Presto. Affermativo. Che? Abbiamo Santiago. Santiago, vieni qua. Un altro ci abbiamo. Dai, Santiago, finiscilo. No, il Narcos. Sì. No. Peccato. Santiago, il fuego, il fuego. Listo y attento. Quanto sei mo. No! Sì, kill shot. Mamma mia, se non potevo. Neutralizzato. Well done, agent. Anzi, modestamente, sono tutti feriti, però ce l'abbiamo fatta. Lo vedete che il Narcos è con la pistuela nella mueno. E quello sta avvisando. Nessuno se ne accorge. Era messo su un balcone con una radio che è più grande di un televisore 55 pollici. E parla con l'uomo misterioso. Zaparava. Ecco qua che passa Pablito. Pablito non è felice. È enigmatico. Ma come si fa? Io che siamo andati a ammazzare. Io avevo lasciato tutte le carte, i documenti, avevo detto di lasciarli al sicuro. E invece mi lasciano la porta aperta. Missione completata. Missione completata. Allora, fatemi sapere, ragazzi, se volete altri video su Narcos. Le missioni variano parecchio. E come vedete, anche solo il tutorial è stato fatto in maniera divertente. Non è un tutorial noioso, non c'erano 100 cose da andare a fare, da prendere. E badabim badaboom. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Date un like se vi è piaciuto. E noi ci becchiamo la prossima volta. Ciao, ragazzi, bella, è stato bellissimo stare qui con voi. Ciao, vi amo, ciao.